Buonasera, benvenuti e ben ritrovati. Non ci facciamo mancare nulla in questo territorio, già siamo abbastanza messi male, come sappiamo benissimo, certamente da un punto di vista economico, e proprio nello scorso fine settimana abbiamo avuto modo di capire che al peggio, come dicono alcuni, non c'è mai fine. Di che cosa sto parlando? Non voglio essere né certamente un corvo, ma nemmeno insomma un profeta di sventura, ma basandoci su quello che sono i fatti di cronaca politica, certamente istituzionale, a maggior ragione, non si può che commentare in questa maniera. Beh, i Castiglione hanno deciso di smontare la tonnara che con grande fatica, dopo più di un decennio, avevano rimontato nelle acque antistanti Favignana, quindi proprio nel cuore dell'arcipelago dell'Egadi. Perché? Perché malgrado abbiano pescato già quasi 10 tonni, insomma, in pochi giorni, compreso il maltempo che ha accompagnato questo ritorno alla mattanza, diciamo così, arriva un decreto del governo nazionale che rimette tutto in discussione. Noi quest'oggi affronteremo la vicenda da più parti e, per fortuna mia, certamente, ma anche per chi segue questa trasmissione, la affronteremo con quattro che la materia la conoscono meglio certamente di me e fino in fondo. Per prima la senatrice Pamela Orrù, che buonasera, ben ritrovata, che è l'autrice dell'emendamento che ha consentito di fatto il ritorno delle quote tonno appunto anche dalle nostre parti, che quindi ridiede, quando era senatrice, quindi nella scorsa legislatura, un po' di respiro alla storica pesca del tonno dalle nostre parti. Ma affronterò la questione proprio con Bartolo Giglio, coordinatore comunale della Buonasera, Lega, senatore. perché beh, ne ha ben d'onda insomma di commentare questa vicenda, visto che il sottosegretario è proprio appartenente al suo partito. Da questo lato invece mi sono fatto accompagnare da due tecnici, in particolare la dottoressa Mariangela Miceli, che è Buonasera. un'analista giuridica. Buonasera, la Miceli, che ci spiegherà, leggendo proprio passo dopo passo il decreto, di che cosa stiamo parlando e se, adesso lo vediamo dopo l'introduzione, se hanno fatto bene o hanno fatto male ad emettere questo decreto in corsa, diciamo così, proprio a mattanza in corsa. E poi dall'altro lato invece Natale Amoroso, che è membro del direttivo regionale di Agripesca, e quindi già sentite proprio la sigla che si occupa in maniera specifica del comparto della pesca. Quattro persone che proveranno, spero intanto, a rasserenare gli animi, insomma, perché si sta capendo poco, c'è un po' di botta e risposta politico certamente, ma c'è un po' di confusione per la materia e soprattutto un po' di disperazione, direi così, c'è scoramento. E la prima domanda, parto proprio dallo scoramento, così apriamo subito le danze, non la faccio alla senatrice Orrù, ma la faccio proprio a Bartolo Giglio. Beh, c'è scoramento. C'è scoramento perché c'è disinformazione, perché il profilo è altamente tecnico e quindi prima che si apprende e si comprende con facilità c'è bisogno approfondirlo. Io da figura politica e non tecnica ho dovuto leggere qualcosa, fare qualche telefonata a chi si occupa professionalmente in area parlamentare di queste cose per capire. C'è da dire che c'è stata una cosa che è assolutamente scorretta da un punto di vista politico. Io la cito esattamente per com'è, con le responsabilità che ci sono, senza aver nessun timore. L'area di partenza è riferibile all'onorevole Miccichè, che si avvale in questa provincia di persona competente rispetto alla materia della pesca, nella figura dell'onorevole Toni Scilla, e quindi è pensabile che abbiano confezionato questa mega polemica nei nostri confronti, buttandola in pasto all'opinione pubblica. E chiaramente una volta che c'è un tema aperto di questo genere, ognuno ci mette il cappello a modo suo. Un sindaco dice che va in tutela rispetto alla comunità che rappresenta, cioè, ognuno va a dire la propria rispetto a tutto ciò. Io parlo di una situazione. Ora, io sono contento che in questa trasmissione ci siano delle figure tecniche che possano osservare quello che è il merito sotto un profilo appunto strettamente tecnico e in maniera distaccata, in maniera da poter dire veramente quali sono i contenuti di questa cosa. Io mi soffermo a quello che è il taglio politico. Il taglio politico dice che questo governo per la prima volta regolamenta non solo la materia, o meglio, facciamo
giustizia rispetto a quello che è l'antefatto. C'è un antefatto di riconoscimento di quelle che sono le tornate fisse e via discorrendo. Questo governo concretizza, diciamo in questa maniera, concretizza determinati assunti che già erano stati definiti e li traduce in effetto. Intanto, e non ne stiamo parlando, dà modo a coloro i quali pescavano accidentalmente un tonno perché non lo facevano per fatto di mandato rispetto al loro compito in mare e non hanno bisogno di ributtarlo in mare e di perderlo quindi, ma possono rientrare sfruttando la quota tonno data appunto alla pesca occasionale, cosa che prima non succedeva, perché prima tutti coloro i quali si trovavano in questa situazione avevano il problema di portare in porto il pescato. Quindi vediamo così, poi andiamo, vi faccio parlare più volte, Giglio, così. Sì, accelerato. Io ho un flash su questa cosa, quindi recupero sul discorso del tonno pescato accidentalmente, individuazione del pescato all'interno nell'ambito delle tonnare fisse, con delle quote prestabilite, cosa importantissima, con delle quote prestabilite che sono di garanzia alle rispettive tonnare. Il termine di garanzia lo sottolineo. Tutto questo mi sembra da un punto di vista politico un fatto importante. Questo governo era il primo anno che si poteva occupare di questa cosa, se ne è occupato subito, concretizzando delle misure ben precise. Grazie. Dal punto di vista quantitativo. Grazie Bartolo Giglio. E questa già è la parte politica certamente attuale, insomma, appunto a difesa certamente di un provvedimento, non solo a difesa della parte politica che la Lega in questo caso rappresentata proprio dal coordinatore comunale della Lega Noi con Salvini di Trapani, Bartolo Giglio. Mi sposto dall'altro lato, mi tengo le due signore in ultimo, dulcis in fundo, come si suol dire, perché subito vorrei capire qual è il parere di un sindacato che quotidianamente, insomma, combatte con la materia, combatte con le difficoltà del settore. Beh, Giglio dice, finalmente abbiamo normato, abbiamo regolarizzato questo provvedimento. Io invece so che voi vi lamentate perché per voi è un danno. Assolutamente. Assolutamente sì o no? Assolutamente sì. Ora, diciamo, ricollegandomi a quello che è stato detto, io credo che la politica in questo caso poteva fare molto molto di più e soprattutto riferendoci a che cosa. Il decreto di quest'anno è simile, quasi una fotocopia di quello precedente dell'anno scorso, con questa modifica per la tonnara di Favignana, ma ricordo che questo decreto l'anno scorso fu impugnato dalla Regione Siciliana e ancora c'è un ricorso al TAR nel merito da definire. Quindi siamo andati a ricopiare un decreto che era stato l'anno scorso praticamente impugnato. Quindi non credo che si sia fatto bene. Prima di andare a rinnovare un decreto, quindi con pseudo problemi nel contesto, bisognava secondo me parlare molto di più con la categoria e capire. Soprattutto nelle more che c'era in ingresso una nuova società, la Castiglione, che aveva queste velleità. E io dico se mi faccio un plauso a questa azienda, perché obiettivamente se non ci fosse stata un'azienda di questa tenuta, di questa così bella, una bella azienda come la Castiglione, noi non saremmo qui a parlare di decreto tonno, perché certamente. Se ne è parlato sempre e continuamente negli anni, dal ministro Martina, sottosegretario Castiglione, e adesso gira e rigira, i problemi sono stati sempre gli stessi, cioè che cosa? Uno squilibrio nella distribuzione delle quote, proprio illogico, non si capisce il perché tutte le quote siano spostate nella zona del Campano per la circuizione, i palangari hanno una piccola fetta e le tonnare, che tra l'altro noi guardiamo sempre soprattutto con l'aspetto folcloristico, però io sono, siccome appunto sono un tecnico, tendo sempre ad evidenziare che prima di parlare di folklore, di turismo e di cultura, prima deve esserci l'attività produttiva. Ecco, altrimenti... Però a proposito di attività produttiva, da quello che ho capito, perché obiettivamente la materia è complessa e richiede veramente approfondimenti, devo occupare di tante cose, per cui ho dovuto anche studicchiare un po' la questione, ma ho capito che per poter, tra virgolette, superare il break-even point, cioè guadagnare insomma, con un'attività di tonnara, bisognerebbe dalla nostra parte insomma, pescare tra le 80 e le 100 tonnellate di tonno. Questo con 14 tonnellate. Ma infatti, io sfiderei chiunque a prendersi, a stare dall'altra parte. Ma intanto è vero quello che ho detto. Assolutamente, ha dei costi ingenti sia per il calo delle reti, l'acquisto delle reti, per gli equipaggi, per i servizi notturni di controllo.
E ce ne sono spese da sostenere. Poi un'altra cosa, poi anche la fase della commercializzazione, tutto diciamo, diventa una sezione staccata dell'azienda stessa che va a incrementare diciamo, il lavoro che già svolgono. Quindi diventa 14 tonnellate sono veramente assolutamente... Quindi per condensare, cosa è successo? Prima le cosiddette quote tonno erano appunto indivise, cioè in un certo senso, per dirla così, terra terra per come l'ho capita io, chi tra la Sicilia, in particolare Favignana, e la Sardegna, arrivava prima a completare appunto la quota dei tonni a disposizione, avrebbe ottenuto più vantaggi. Oggi, con questo provvedimento, invece, le quote vengono stabilite e assegnate, in gran parte, obiettivamente, dall'altro lato del Mar Mediterraneo, quindi sono andate in Sardegna. Da questo pezzo, a questo pezzo di mare invece è stata assegnata solamente la quantità di 14 tonnellate. Dobbiamo fare però un salto indietro, perché se noi oggi possiamo parlare di ritorno alla mattanza, per così dire, un poco, se non tutto, non voglio sembrare quello che fa il piacione o che fa il ruffiano, un po' di merito ce l'ha da qui presente senatrice, ex ormai senatrice, Pamela Orru, che si è battuta proprio in Senato per far assegnare le quote insomma dalle nostre parti. Senti, cioè, ripercorriamo un po' la storia. Lei immagino provi un po' di amarezza per ora. No, sono amarezza magari sì, probabilmente sì, sono molto, molto dispiaciuta, perché devo dire che questo è un lavoro che si porta avanti dal 2015 grazie, devo dire, all'input del sindaco di Favignana, Peppe Pagoto, che nel 2015, perché è giusto anche fissare dei punti, certo, gridò a me come parlamentare del territorio di maggioranza, gridò a tutti, ma lo ascoltai solo io, e comunque come parlamentare di maggioranza del territorio, l'allarme che sulle 6 tonnare fisse, uniche tonnare fisse, perché chiaramente anche giustamente il sindacalista precisava ci sono più livelli, quindi palangari, cioè, sulle 6 tonnare fisse, 3, fra cui quella di Favignana, perché obiettivamente non erano più funzionanti, rischiavano di essere cancellate da un elenco delle tonnare in Europa. A quel punto, devo dire, sollecitando il nostro governo, si è evitato innanzitutto il rischio di cancellare queste 3 tornare. Quindi le tornare continuano a essere 6. Nello stesso tempo è chiaro che si è cominciato a elaborare un testo, un provvedimento, un emendamento da poter inserire al primo provvedimento, alla prima legge utile, provvedimento votato in Senato, che fosse aderente per materia, perché questo è chiaramente obbligatorio al momento dell'approvazione delle leggi, e quindi si era tentato addirittura all'inizio di inserire le tonnare escluse, che in quel momento erano soltanto turistiche. Cosa significa turistiche? Che potevano pescare ma non potevano commercializzare, il che significa che un'azienda, qualunque azienda, avesse tentato di fare questo tipo di diciamo, lavoro, questo tipo di esperienza, poteva soltanto perderci. A quel punto si è tentato ovviamente di ripristinare quella che era la nostra storia, perché noi non possiamo dimenticare quella che è la storia né di Favignana, avevamo anche un'altra tonnara a Bonagie che ormai sì, diciamo, è persa. E quindi si era tentata all'inizio addirittura di poter inserire come un emendamento e quindi modificare la legge, attenzione, nazionale, perché poi lì ci sono due livelli, perché c'è una, diciamo, una norma che è europea e una norma che è nazionale. Noi come parlamentari nazionali potevamo intervenire ovviamente su quella, certo, che era la nostra competenza. All'inizio avevamo tentato, infatti il testo del mio primo emendamento parla proprio di inserimento di tutte le tonnare, addirittura quella di Favignana, nella distribuzione di tutte le quote, però la distribuzione delle quote avviene triennalmente, ogni 3 anni la Comunità Europea distribuisce le quote. Quando si è presentato il provvedimento giusto per farlo, noi non eravamo nel triennio in cui sarebbero state assegnate, quindi per inserirci immediatamente, quindi poi comunque portare avanti questa attività, perché il fatto importante è fissare il punto sull'esistenza e sull'attività della tonnara, era quello di inserirla. Inserire le tonnare, quindi Favignana non è mai scritto, ma inserire le tonnare, qualunque tonnare avesse fatto richiesta di queste che non c'erano, di inserirle nella ripartizione del 20% delle quote aggiuntive che ogni anno l'Unione Europea assegna anche all'Italia.
Però è chiaro, quindi questo, intanto io presento un emendamento, questo siccome è scattata una polemica anche da parte del sottosegretario del Movimento 5 Stelle, che allora era senatore di opposizione, sì. Esatto, spieghiamo bene perché tutta la serie, questo ovviamente è un tecnicismo parlamentare, quindi è chiaro che quando lui dice non era un emendamento, non l'ho votato, dice il falso. Allora, nel momento in cui c'è un provvedimento, un decreto, no, qualunque legge, vengono presentati degli emendamenti numerati che nel momento in cui sono votati e comunque vanno in aula, sono tutti votano su un testo, non c'è un voto, diciamo, su cose che non si conoscono. Se uno ha la bontà di leggere il testo, chiaramente sa di cosa stiamo parlando. Quando invece si pone la fiducia su un testo, cosa succede? Il 90%, almeno succedeva, oggi cosa succede quando pongono la fiducia non lo so, giusto posso parlare ne sono state poste fiducia veramente pochissime. Ma ne sono state poste. Pochissime, quasi non nulla. No, il tema non è il numero delle fiduce. E a quel punto cosa succede? Succede che vengono inseriti in un emendamento unico presentato dal governo, quindi è chiaro che forse magari qualcuno ha giocato in modo errato da questo punto di vista, tutti gli emendamenti che sono stati approvati dal governo in commissione, in più gli emendamenti che il governo ritiene di inserire a questo emendamento, sì. E questa diventa una legge unica, si vota un unico emendamento. Quindi, allora, ha votato no, attenzione, io in maggioranza ovviamente, a parte c'era il mio emendamento, lasciamo stare, voto sì. I parlamentari di opposizione non è sempre che vanno a votare, che rispondono alla chiama. Cioè, se tu sai che c'è un emendamento, io capisco che sei di opposizione, non puoi votare sì. Ci sta, ma quantomeno assiediti. Non votare no. Allora, il problema che è emerso è che realmente lui non era a conoscenza neanche di questo provvedimento. Quando se ne è parlato anche l'anno scorso in campagna elettorale. Ma non lo era a conoscenza nemmeno ora, dobbiamo dire. Allora, ma questo, così ha dichiarato lui. Peraltro qualcuno oggi mi dice sì, ma lui non era neanche in commissione. Che vuol dire? Cioè, direttore, io ero in commissione inutile, prima in commissione industria, poi in commissione trasporti. Per me cosa c'entrano le tonnare quando mi sono occupata di Egea, dell'Imo Agricola? L'attrice di una necessità del territorio. No, ma allora, secondo me, un parlamentare che rappresenta un territorio deve comunque tuttologo nessuno, però deve attraverso tutte le categorie, le persone, i problemi che ci sono, cercare di affrontarli. Non è dice, vabbè, io mi occupavo di trasporti, quindi no, non è di mia competenza. Ma se la provincia di Trapani ha questi parlamentari, se la Sicilia ha questi parlamentari, a prescindere da quali sono le competenze, comunque si deve rivolgere a loro. Va bene. E quindi, diciamo, ritornando a questo punto, finisco, diciamo, il ragionamento. Questo governo non ha fatto altro, giustamente, che applicare una norma che il governo precedente aveva e che quindi ha dato la possibilità di rivivere una tornare, fermo restando che questa è l'attualità. E poi dovranno essere bravi, il governo italiano dovrà essere bravo a questo punto. Innanzitutto io non sono d'accordo sul fatto perché le quote potevano rimanere indivise e a quel punto non era, come dire, il governo non sceglieva. Cioè, perché 14 tonnellate? Cioè, Giulio proprio me. Prima di dare spazio proprio alle questioni tecniche. Loro sono... posso fare una domanda? Chiedo scusa. mi dispiace, scusate. Si sostiene che questa ripartizione, a favore soprattutto dei sardi in particolare, ma anche dei campani, sia avvenuta perché gli altri sono più bravi a fare il lobby, cioè c'è un occhio di riguardo da parte della Lega nei confronti dei sardi. E ma così. Queste sono, cioè, per come sono state dette e come sono state presentate, sembrano veramente delle favole. Perché all'inizio avevano tentato di dire che era una politica antimeridionalistica. Quando si sono accorti che poi gli interlocutori sono tutti meridionali, perché gli attori di questa faccenda sono non i sardi, ma un imprenditore, così come nel caso della Sicilia, che l'imprenditore di riferimento è Castiglione, l'imprenditore de sardo di riferimento è Greco. E peraltro io ho notizie dal Ministero che c'è stato un momento di incontro, ovviamente essendo due soli soggetti, c'è stato un momento di incontro, un tavolo nel quale il Ministero ha reso noto ancora prima di uscire questa modalità a questi due imprenditori, e c'era stata una forma di accettazione, ma la forma di accettazione aveva un senso anche da Castiglione, e che poi smonta la tornata, anche da Castiglione, no, perché aveva un senso, ma stava Castiglione si pronunciava positivamente perché c'è un senso in tutto ciò. Cioè io non sono d'accordo con la senatrice Orru quando dice che la quota indivisa è vantaggiosa, per
per la tipologia di pesca rispetto al decreto, ed è il servizio, ed è il servizio che avete passato oggi a Telesud, per la tipologia di pesca della tonnara di Favignana c'è bisogno di tempi più lunghi, e quindi nella corsa che arriva prima Favignana non è avvantaggiata, non arriva prima. Ecco perché io parlo di quota di garanzia quando parlo di quella quota come fatto di costo. No, scusami, fammi finire. Questa è una posizione totalmente un'altra cosa volevo dire, differente da quello che si è sentito in questi giorni, insomma quella di Giglio, che Favignana non era avvantaggiata dalle quote indivise. No, non è avvantaggiata dalle quote indivise, perché praticamente Favignana, per come è impostata, da un punto di vista tecnico mi hanno spiegato, viene sì prima nel percorso dei tonni rispetto alla Sardegna, però ha bisogno di tempi molto più lunghi per concretizzare la pesca. Allora, la quota di garanzia, il fatto che venga garantito X, significa che comunque ci può arrivare anche in un tempo più lungo, mentre nella corsa uno contro l'altro potrebbe rimanere svantaggiata. Un'altra cosa, essendo due operatori, voi capite che due operatori, con un ministero che parla con due operatori economici, capite che si alza il livello di attenzione rispetto al fatto di poter generare delle utilità specifiche a Tizio e Caio. Quindi ancora di più nasce l'esigenza politica di creare una condizione che sia egualitaria. Vabbè, nel caso specifico ovviamente c'è ad accelerare le dinamiche del gossip giornalistico sulla politica, e soprattutto il fatto che proprio la Lega quest'ultimo giro elettorale ha preso un bel po' di voti, quindi tutti ci marciavano e dicevano guarda, va bene, chi ha votato, la Lega, evidentemente sono stati tolti. Molti hanno offeso quegli elettori. Perfetto, ora ci arriviamo. Molti hanno offeso il senso democratico offendendo quegli elettori. Ho la fortuna, Giglio, ce l'abbiamo tutti noi, di avere due appunto esperti della materia, tecnici, ho chiamato un sindacalista, ma soprattutto una analista giuridica che fa, prova a spiegare un'analisi giuridica, sopra le parti, prende il testo e lo legge pedissequamente, e lei, leggendo quello che c'è scritto, oggi ci dirà che la dottoressa Maria Angela Miceli, dalla senatrice Orru, perché la normativa che viene a riferimento in questo caso sono due, una è europea e l'altra è chiaramente nazionale. Quella europea è la 302 del 2009, che assegna ad ogni Stato membro quello che è una quota appunto indivisa, che poi spetterà allo Stato membro dividere tra gli operatori economici del settore pesca. Quindi in questo caso chi è che, dove sta la falla? È essenzialmente nel contrasto tra il decreto ministeriale e il regolamento europeo da applicare. Quindi in questo caso l'Unione Europea dà i paletti, e quindi non può essere assolutamente il legislatore nazionale ad intervenire in questo senso all'interno di quelle che sono delle quote già fissate. È un elemento esogeno in cui nessuno può intervenire, tanto né il governo precedente né il governo attuale. Il governo attuale quindi cosa fa? Divide praticamente le quote tra gli operatori economici, e però divide solo il surplus, quindi le 29 tonnellate, tra la Sardegna e la tonnara di Favignana. Questo cosa comporta? Comporta una discrasia del mercato che non permette in questo momento all'imprenditore, quindi a Castiglione, di poter rimanere all'interno del mercato tonnare, perché la quota tonno evidentemente che gli è stata assegnata la danneggia. Quindi a livello giuridico io non trovo nessun elemento che possa essere attaccato, in quanto il governo attuale, come abbiamo detto anche il governo precedente, si è mantenuta quella che è la legislazione sovranazionale e nazionale. Per quanto riguarda invece la quota tonno, è necessario assolutamente invece intervenire, e questo mi rivolgo a lei in quanto rappresentante politico, deve essere il governo in questo caso a intervenire, a permettere a un operatore economico che ha investito capitali. Ricordiamo a tutti che sono 12 anni che la tonnara di Favignana non riesce a fare la cosiddetta calata, c'è stata una calata fittizia nel 2016 che chiaramente non ha potuto portare nessun introito in questo momento. Un altro dato che secondo me non può essere trascurato in questo senso è il fatto che le quote sono calcolate in base al decreto ministeriale del 27 luglio del 2000, il quale si rifà a un quadriennio che va dal 1994 al 1998, quindi ha una calata di pesca, un quintitativo effettivamente di pescato, risalente ovviamente ad anni che non può essere assolutamente attuale. Quindi
e qui sono d'accordo con i sindacati, le quote vanno rivalutate, non si può assolutamente avere un decreto adesso al 16 maggio che si rifà, e lì sono d'accordo, al decreto impugnato dall'ARS nell'aprile 2018, a quote così vecchie, perché non permettono agli operatori di essere competitivi. Cosa intendo con competitività in questo senso? In questo senso il mercato è falsato, perché chi ha operato in questi anni e non ha avuto il fermo, quindi non è potuto e non è rimasto fermo come Favignana, è in una posizione dominante in questo caso. Castiglione, che ha fatto un investimento e si trova in questo momento in una posizione di svantaggio, non è in questo momento nelle condizioni di poter né recuperare quello che ha investito né di continuare ad investire. Quindi c'è un problema di concorrenza in questo momento, che è lì bisogna intervenire. Quindi anche con un esposto eventualmente alla GCM. Un attimo, fermate. Mi sono contento, insomma, di questa analisi fredda, quasi senza emozione, perché guardiamo la legge, non perché lo sia la cui presenta Vanessa Miceli. Mi interesserebbe capire dalla parte sindacati cosa emerge dopo questa lettura asettica. La dottoressa ha fatto una illustrazione chiarissima di quello che noi sempre abbiamo pensato, perché pur vero che il decreto lo possiamo difendere a spada tratta dal punto di vista politico, però obiettivamente se delle aziende, delle imprese non sono nella condizione di essere economicamente sostenibili nella propria attività, è come se il Ministero dicesse a queste aziende vi faccio lavorare in nero. Un'istigazione. Volevo aggiungere che un regolamento risalente al 2013, il 3180, vado a memoria, quindi se sbaglio perdonatemi, dice essenzialmente che sì, c'è discrezionalità da parte della legislazione nazionale ad assegnare le quote, ma è fondamentale che si tenga conto dell'operatore economico, della storia economica di chi opera nelle tonnare, del mercato locale. E quindi questa discrezionalità non può essere senza paletti, senza parametri. Quindi nel momento in cui il governo assegna le quote, concordo con Natale Moroso, bisogna tenere conto di questo. Bartolaggiglio. Molto semplicemente io sono soddisfatto di questa lettura, perché ovviamente questa lettura dice che il governo ha messo in pista un cammino che può portare nel tempo nei confronti della comunità. Mi fai finire, questo. Scusami Pamela. Sì. Non hai parlato tutto il tempo tu. Non ho parlato tutto il tempo io. Ma intanto con educazione. No. Allora Pamela, consenti. Ti prego di porre il ragionamento di avversari io prego politici. Entrambi. Stiamo facendo ragionamenti perché tecnici, quello che ha detto lei è offensivo fino a prova contraria. Io non ho sentito cosa ha detto. Ho detto abbassa il tono. Era un invito. Prego. Stavo dicendo che quello che, e non so perché la senatrice Orru è andata in crisi rispetto a questo, perché peraltro è oggettivo e peraltro è ascoltato da chi ci ascolta, da chi ci segue, e quindi con molta facilità viene decodificato. Allora, il contenuto qual è? Si inizia un percorso dove alla comunità europea possiamo andare a dire con fatti certificati e documentati abbiamo esercitato le quote per queste quantità e in effetti sotto un profilo biologico abbiamo una presenza più alta. Alla luce di questa presenza più alta, nel tempo dateci quote più grandi perché ci sono tutte le condizioni. Devo dire a questo punto che, e questo lo dico più da imprenditore che da politico, che in molte occasioni l'imprenditore è quasi obbligato dai fatti ad investire anche in perdita in una fase iniziale per poter concretizzare in una fase avanzata delle utilità. Capisco che questo è un momento di grosso sacrificio. Gilio, in questo caso però sono state cambiate le carte in tavola mentre si giocava. No, se sono state fatte semplicemente i termini della garanzia. Sono state codificate le quantità a garanzia. Ma mentre si stava già pescando. Saperlo prima, magari io mi dico... Ma è quasi indispensabile.
impensabile che ci sia. Io sono contento, per esempio, di questo fatto che la ditta Castiglione abbia scelto veramente di poter fare questa cosa, perché in questa maniera diamo titolo, intanto cominciamo a concretizzare uno storico che non ci fa più riferire a dati vecchissimi che sono più bassi da un punto di vista biologico rispetto a quelli che sono, ci sono adesso, e quindi questo è un fatto importantissimo. In secondo luogo, se dobbiamo per esempio di sforo parlare di tutto quello che è l'aspetto legato al turismo, al fatto culturale e via di seguito, ma questo va preparato, va provato, cioè va testato in un anno. Cioè noi in questo momento non credo che abbiamo una programmazione quest'anno rispetto a questo aspetto. Ecco, questa calata con queste caratteristiche quest'anno può portare ad un percorso nel tempo di questo tipo. Sempre, se i Castiglioni non se ne mentono, senatrice Orru, ma questo glielo chiederemo ovviamente. Una cosa un po' diversa, perché prego, dalla lettura che hanno dato loro, fermo restando che è stato applicato parzialmente il decreto, cioè di fatto le leggi le scrive la politica, su questo non ci piove, e le interpretano poi giustamente i giuristi. Nello stesso tempo, proprio esattamente per il decreto che ha citato la dottoressa, noi non ci siamo con la quotazione di questo decreto. Perché? Perché appunto ha parlato di concorrenza, ha parlato di guardare quelle che sono le esigenze dei territori, non solo. Un ministero e soprattutto una forza di governo che parla di sud e di spingere il sud nel momento in cui deve e vuole diciamo, dividere le quote del tonno, è chiaro che secondo me deve anche guardare maggiormente a una realtà che deve cercare di fare economia. Ma questa... Allora noi non possiamo però un attimo... Noi non possiamo aspettare che nel momento in cui c'è un imprenditore che manifesta l'interesse e che impegna, in questo caso un plauso anch'io come il sindacalista a Castiglione, e che mette energie e le spende, cioè noi possiamo pretendere che questo è in perdita? Io non credo che questo non si possa pretendere. Ma perché Greco in Sardegna è un operatore economico esattamente come Castiglione. In questo modo io sinceramente perché non si può. Allora, quello che ma, non, ma qua nessuno parla né di ladri, né di, qua si parla di un territorio che finalmente dopo 12 anni riesce a ritrovare di fatto quella che è in parte la sua storia, grazie a una norma, grazie a un'azienda, grazie a un sindaco, perché lo dobbiamo anche dire, del comune di Favignana, perché diciamo noi abbiamo lavorato insieme col sindaco del cosa, comune. Cosa dopodiché, non va, aspetta, cosa non va dopodiché un'azienda, a quel punto è chiaro che noi parliamo tanto di turismo, noi parliamo tanto di economia, noi parliamo, fermo restando che tutto va rivisto, cioè questa è una cosa che anche in 5 anni ho notato io, che chiaramente abbiamo fatto delle battaglie che probabilmente magari questo governo farà arrivare all'Italia non so quante quote, va bene, ma al momento cioè noi stiamo costringendo realmente un'azienda a tirarsi indietro, stiamo privando un territorio dell'economia, perché al di là dell'azienda che giustamente cioè, l'azienda non è che sono un lusso, cioè attenzione, nella maniera più assoluta le aziende danno lavoro, cioè peraltro c'è un giro di economia tutto attorno, cioè c'è la nostra storia, allora dico noi abbiamo fatto battaglie per questo. Allora dico, vedere cancellato appunto per dei numeri, cioè è veramente, cioè, senza, io ritengo che proprio i rappresentanti del governo del territorio dovrebbero invece, anzi un attimo dire, parlare con il sottosegretario e dire, sai che c'è? Cioè noi effettivamente in questo modo hai mortificato il territorio, cioè attenzione, non è che, voglio dire, è una cosa molto semplice, dico né più né meno. Allora, cerchiamo di recuperare. Un minuto e poi ricominciamo, perché voglio ascoltare pure loro. No, un attimo, perché quando la senatrice ha detto mortificare il territorio, Giglio mi ha chiesto subito, posso? Un minuto, Giglio, e poi tanto abbiamo... No, lo dai a lui un minuto, un a me. Minuto a te. Perfetto. Poi. Allora, ovviamente un ministero e un governo si pone davanti le esigenze di un'intera nazione. Questa situazione è semplificata dal fatto che gli attori sono due, giusto? Sardegna, Greco, Sicilia, Castiglione. Alla luce di questo discorso, entrambe le aspettative di questi soggetti sono aspettative da onorare. E il discorso, la mozione degli affetti della senatrice Orru è esattamente in fruttuosa, perché un governo che si pone in maniera equa rispetto al territorio nazionale deve fare questo genere di scelte per mettere in pista nella stessa maniera le realtà economiche di tutto il territorio. Ovviamente il discorso Sardegna, vantaggio, elezioni regionali è una favola incredibile, perché non è assolutamente così. Via Gripesca. Volevo
soffermarmi anche, considerando la, in questo caso la, la Castiglione è una start-up d'eccellenza, perché okay, praticamente no, sta, non lo è, ma è giusto, così, no, così lo possiamo definire. Se il, il riparto delle quote deve poi avvenire nell'arco del triennio, se noi diamo 14 tonnellate quest'anno, il prossimo quando ne possiamo dare? 16? Rinnoviamo quindi di nuovo? Il 20% ogni rimane anno sempre basso, quindi male, in automatico... Cosa stiamo offrendo a questa azienda nel, per il futuro? Niente. Ed è matematico, quindi un decreto da, veramente da rivedere, rivedere, ma senza avere nessuna vena polemica. Non è... Voi come, come, come comparto, insomma, sì, da un punto di vista sindacale, stiate chiedendo appoggi, maggiore sostegno? Assolutamente, noi come Agripesca, in questo, diciamo, anche il nostro presidente regionale, che non è Scilla, che poco fa è stato menzionato, io però non sono qui a, per colpa a difendere, lo difendo per l'operato che ha fatto, perché siamo stati noi gli artefici per l'anno scorso per l'impugnativa del, dell'altar del, del decreto, e ora abbiamo più volte sollecitato la modifica di questo. Noi diciamo facciamo il nostro lavoro, cerchiamo di, diciamo, di tutelare diciamo, le aziende del territorio, soprattutto noi che siamo una nuova organizzazione sindacale che nasce da poco ed è più radicata su, in Sicilia, dove annoveriamo imbarcazioni della, della pesca d'altura, della pesca artigianale e tutte le varie, diciamo, tipologie di pesca. Oggi pomeriggio noi stiamo registrando, sono 19 circa, oggi pomeriggio viene aggiunta qualcosa in questo decreto che poco fa prima di entrare in trasmissione lo stesso Natale Amoroso dice ma che figelo, sì, qualcosa di inconcludente, proviamo a farglielo spiegare. Diciamo, sono, è stato firmato, e poi però mi interessa avere il parere. È stato firmato un ulteriore decreto data oggi 3 di giugno che va a quantificare le quote anche del, dell'altro sistema di pesca, non della tonnara fissa. Diciamo una cosa che non era mai stata fatta. Perché era già inserito nel decreto originario? Sì, sì, nel, nel decreto di maggio c'era già l'elenco delle imbarcazioni con le quote. Magari è stata una cosa dovuta, perché se l'ha fatto quello della, diciamo, delle tonnare fisse, sembrava proprio una cosa ad hoc e si è rifatto. Ma non... Mi meraviglia come lei non parla delle quote assegnate adesso e riconosciute alla, alla pesca occasionale, quindi a coloro i quali prima non potevano portare in porto il pescato e ora oggi lo possono fare. Mi pare un fatto rilevante. Se, se una cosa è positiva... Non, è, non ho niente da, da dire. Ecco, anzi, questo è capito. Vediamo. Qui c'è Mariangela Miceli. Io non so manco di se, se va a votare, sicuramente se andrà di che partito è, non lo so. No, non ci interessa in questa. Però mi interessa come figura super partes. Quindi, allora le chiedo: se volessimo suggerire al governo attuale, insomma, a chi può, di modificare, tutto è perfettibile si dice, no, migliorandolo questo decreto, cosa suggerirete? Allora, innanzitutto suggerirei di non utilizzare tabelle così, diciamo, vecchie. Il 94-98 sono un quadriennio veramente lontano dal, dal nuovo mercato ittico, dalle nuove esigenze anche imprenditoriali, soprattutto alla scorta di, sulla scorta del, dell'investimento fatto da, da Castiglione. Successivamente suggerirei anche di applicare in maniera, molto più precisa un regolamento europeo, e qui sicuramente nessuno, che è fonte primaria all'interno del nostro ordinamento nazionale, che anche questo è abbastanza datato, che è del 2013, in cui comunque si parla di quote indivise, ma anche di quote che vanno discrezionalmente, tenuto conto di alcuni criteri che sono chiaramente specificati all'interno del regolamento, quindi nessuno se li può inventare. Quindi tenuto conto, e ribadisco quanto detto dalla senatrice Oru, fuori da ogni colore di partito politico, che ci sono proprio dei criteri di principio a cui ci si deve attenere. E questo deve tenere conto dell'operatività economica, della storia, questo lo sottolineo, della storia del territorio a cui ci si riferisce. E Favignana credo che abbia fatto storia sotto questo punto di vista, dal punto di vista tonnare e quindi delle quote tonno. È tenuto conto anche del fatto che sono 12 anni che, si, che questa tonnara è ferma, quindi lì ci vuole un'analisi economica precisa, un'analisi fatta in maniera puntuale, e la normativa va assolutamente modificata anche a livello nazionale, a parere mio. Questo per permettere al governo di attuare in maniera anche più fattibile e reale
quella che è comunque, questo dobbiamo dirlo, la prima volta che si ha una quota individuale nel governo. Perfetto, questo io ad onor di vero, di cronaca, per la norma di stretto diritto devo dirlo, è la prima volta che si ha che una si quota, fa ordine, una che si quota fa individuale. Ordine. Però questo non è bastato a Castiglione per poter mantenersi, per poter mantenere l'impresa, certo, viva nel mercato. Perché come il rischio di impresa è troppo elevato. Esatto. Allora, riparto proprio da quest'ultima considerazione della Miceli, ma faceo riferimento anche a quanto sostenevo prima, spiegava prima Amoroso. La domanda adesso è ai due politici, ok? Uno per ora è attivissimo, coordinatore della Lega, la senatrice per ora si è messa un po' da parte, anche se da dietro le quinte manovra un po'. Adesso, allora, ho scelto rimanere in silenzio, ma quando c'è da parlare... Sì, esattamente, infatti, tant'è che oggi è qua con noi. E allora... Certamente è stato deciso un punto di partenza o di ripartenza, facciamo così, questo complimenti, era doveroso farlo. Però, come diceva Amoroso, ripartire da 14 tonnellate, io ho capito che bene o male ogni anno la quota viene aumentata all'incirca del 20%, il 20% di 14 l'anno prossimo sarà 16, 17, obiettivamente Giglio, ora... No, noi avevamo, come voi sapete, non congruo come noi avevamo, abbiamo fino ad oggi va dato un suggerimento, noi abbiamo fino ad oggi una quantità finita, cioè le quote in aggiunta non è che erano tutte quelle che si volevano, erano contingentate, non è che ne sono state prese 50 e sono state date in Liguria o ne sono state prese 80 e sono state date in Campania, niente di tutto ciò. Poi voglio dire un'altra cosa, a tutta la lettura che prima veniva fatta, a mio avviso va avviato, va avviata una lettura del fenomeno biologico, perché se la quota dei tonni presenti in mare si riscontra essere più elevata, ecco che ci sono le caratteristiche per aumentare le quote, ma questo voi stessi avete detto passa da una programmazione che è triennale ed è comunitaria. Sì, questo è il lavoro, diciamo, a venire. Questo noi parliamo di quello che si dovrà fare. La verità è che quest'anno questo governo ha applicato una norma che fino all'anno scorso non c'era, che è stata approvata l'anno scorso. Quindi questo 20% è stato diviso in questo modo esattamente perché c'è una norma nuova, cioè, e va applicata, cioè non è perché bisogna ringraziare. Avevate fatto un albo. Il governo è obbligato a rispettare le leggi che ci sono. Quindi le deve, cioè, avevate fatto, semplicemente fatto un albo, allora, delle tonnare, nient'altro. Io ho fatto approvare un emendamento dove all'interno c'era previsto il 20%, probabilmente, diciamo, leggere ogni tanto, come sì, dire, la sì, la mozione del non essere informato, la conosciamo, la tua mozione, non sei informato, è vecchia, dino una cosa nuova, qualcosa di nuovo. Un tono diverso. No, un tono diverso, questi sono i contenuti. No, tu scusa, ripeti. Tu pensi che aggredendo le persone... No, io penso che invece nel confronto fra avversari politici ci sono delle regole. Le tue regole sono... No, le tue regole sono... tu non rispetti perché tu continui a interrompere le persone. No, le tue regole, io interrompo quando diventi scorretta e tu diventi scorretta nel momento in cui dici che gli altri non sono informati esattamente come sei tu. E tu diventi scorretto nel momento in cui non dici la realtà dei fatti. Io non dico la realtà dei fatti. Perché di fatto questo governo ha applicato una norma che è stata approvata l'anno scorso attraverso un decreto votato con la fiducia che conteneva un emendamento, lasciamo stare che era mia prima firma, beh, comunque era del Partito Democratico. Allora, se questo ti riesce difficile dirlo, io lo capisco, però la verità è questa, questa proprio è norma, non sono io che lo dico. Oltre a questo, io quello che voglio dire è una cosa, cioè avendo dei rappresentanti l'anno scorso noi ci siamo presi tutte le responsabilità che c'erano, essendo la Lega al governo, avendo un sottosegretario con il quale dovreste collaborare, ritengo, perché chiaramente siete entrambi al governo. Ma perché, scusa, dici dovreste? Perché dici dovreste? Non siete insieme al governo? Perché dici dovreste? Non ho collaborate capito. Allora. Quindi collaborate con un sottosegretario, a questo punto si cerca di recuperare questo danno, perché questo significa mortificare un territorio e questo significa, diciamo, proprio tagliare qualunque iniziativa economica e quindi distruggere la storia di Favignana, a prescindere da come si chiama l'azienda. Questo lo voglio sottolineare, perché realmente poi è chiaro nel momento in cui c'è un'azienda che investe è ancora peggio. Quindi a prescindere da qual è l'azienda, poteva essere anche faccio una domanda. La sua, faccio, non è questo faccio, il problema. Faccio,
una domanda. Rispettando appunto la storia, tutto quello che va, cioè i criteri sono stati, esatto, ma non l'ho detto io, cioè qui abbiamo, un tecnico, non sono io che lo dico. Cioè, una domanda, io ho visto nei giorni scorsi il sottosegretario alla presidenza, il senatore Santangelo, che è andato subito in azienda Castiglione, o che ha detto le sue cose, dice ma io non sapevo nulla, non ero a corrente di questa cosa, vediamo settimana prossima cosa posso fare. Fatto sta che ha incontrato la ditta Castiglione. Dalla Lega ancora non ho visto, o mi sono perso qualcosa. C'è stato... No, la ditta Castiglione, intanto io ho dato disponibilità, c'è stato un passaggio di stampa, e ho dato disponibilità dal circolo di Favignana fino ad arrivare al ministro Centinaio a poter incontrare chiunque degli attori di cui stiamo parlando. L'azienda aveva incontrato in tavolo tecnico il sottosegretario e il ministero, come ho detto prima, quindi voglio dire, probabilmente ritiene risolto il ragionamento in quella sede e avrà possibilità di tornare in quella sede per poter riapprofondire. E volevo dire però che, torno a dirlo, materia fino all'anno scorso non definita, quote indivise, chi arrivava prima acchiappava. Il passaggio che c'è stato è stato semplicemente creare un albo, l'albo delle esistenze. Esistono queste tonnare fisse, candidiamole come intenzione a poter avere delle quote. La concretizzazione, ed è emerso dal ragionamento di stasera con mia grande soddisfazione, la concretizzazione dei numeri, delle quote, non solo a vantaggio delle tonnare fisse, ma anche a vantaggio della pesca fatta in pieno mare, è materia di quest'anno. E comunque, torno a dire, le quantità erano quelle, non c'erano quantità da poter aggiungere. Orru, 10 secondi, 20 secondi, non di più. Perché, diciamo, senza polemiche. No, perché realmente invece di dire sì, effettivamente cercheremo, visto che siamo al governo, di capire che cosa realmente si può fare per il territorio. Ma dove le pigli le quote per dare? Scusa, sei tu al governo, dove le pigli le quote per aggiungere? Lo sbaglio è stato il disinteresse totale. Ma quale disinteresse? Rappresentanti del territorio di occuparsi di questa cosa. Ma di che cosa parli? Vabbè, queste sono visioni prettamente politiche, però l'ultima domanda di Giglio mi piace, la faccio mia. Nata Amoroso, dove le pigliamo le quote da aggiungere alle 14? Allora, la politica ovviamente deve fare scelte. Deve aprire un tavolo con chi ad oggi ha le quote. Quindi ve le ripartiamo secondo voi, sì, tra Sardegna e Sicilia, perché, o le aggiungiamo? Quel decreto non c'è equità. Ma scusate, non è il vostro stesso settore produttivo, perché non ne parlate prima all'interno dei sindacati e uscite con una proposta in questo senso? O fate i sindacati delle regioni? Voglio sottolineare che con questo attuale governo i sindacati nemmeno vengono ascoltati. Ovvio. Nemmeno vengono ascoltati. Assolutamente. Lei ha dato un buon contributo discussione in linea e ci ha fatto capire qual è la sua visione della politica. Grazie. Vabbè, avevo fatto una domanda. Io la mia la so, non so quello che lei pensa. Ma io penso che lei con questo intervento vada incontro se stesso. Perché dei sindacati. Facciamo così: io ho fatto il linguista, quindi interpreto. C'è stato un cognome di troppo, Scilla, che lo ha fatto. Ma questo è il problema. Guarda che ti fai innervosire tu, lasciamo stare Scilla, perché Scilla quando è qua. Io non posso essere che felice se ti faccio innervosire. No, ma mi devi fare innervosire, con tematiche concrete, non con attacchi subdoli. Tu gli attacchi subdoli con me non funzionano. Basta. Facciamo così, chiudo io. La politica deve prendere le proprie decisioni. E non è che è una cosa impossibile da fare. Io ricordo a me stesso, magari sono pure giovane, che nel tempo l'Unione Europea ha tolto agli operatori della pesca tante di quelle possibilità infinite. Quando io 30 anni fa investivo, potevo fare, un esempio, avevo tutto l'alfabeto a mia disposizione, e in un anno me leva B, me leva C, io non posso fare più niente. Quindi l'Unione Europea svolge una funzione spesso di garante di coordinamento, ma anche la nostra politica lo deve fare. Si siedono tutti a un tavolo, chi sono i detentori delle ecco, ci vuole coraggio, ma bisogna fare un provvedimento equo. Vabbè. Questo attualmente non è equo. Vabbè. Ci sono disparità assurde. Facciamo così. Per me la trasmissione, anche perché come vedo dai gesti della regia, cioè chiudi è finita.
come chiudiamo? Allora, sempre per dovere di cronaca, è giusto dire che il sottosegretario al Ministero della Politica Agricola ha annunciato che comunque la Sardegna si è proposto per cedere le proprie due quote. È chiaro che questo è metterci una pezza in questo momento, che serve a poco comunque. No, non è una soluzione politica, ma in questo momento è appunto una sorta di cura alla malattia che si è venuta a creare. Questa è una disponibilità oggettiva che c'è nel mercato e delle quote. Le quote non vengono utilizzate dal in Sardegna e vengono passate qua. Qual è la lettura? No, dico che dal punto di vista però del lungo termine, sia politico che economico e normativo, è giusto che in questo momento il governo intervenga però fattualmente con una legislazione come è stata fatta comunque con il decreto mezzogiorno, con l'emendamento della senatrice Orru, e quindi di rafforzarlo effettivamente nel territorio, il settore pesca, e questo va fatto. E adesso, visto che le elezioni politiche europee si sono chiuse da poco, chiedere ai rappresentanti europei eletti che intervengano nella materia. Quote tonno rosso, questo è fondamentale. È più interessante in assoluto. Deve essere fatto, perché se l'Europa blocca le quote e lì normativamente. Ecco il cuore del problema, è questo. E lì normativamente io sul testo di legge non mi sento di dire non è vero, perché è vero, le quote sono fissate dall'Europa. Adesso che i deputati europei, soprattutto i deputati della Lega che ci dovrebbero rappresentare, soprattutto i deputati italiani direi. Devono farlo sotto questo punto di vista. Invece dal punto di vista, sempre di stretto diritto, dal punto di vista del mercato, io ho un esposto alla DCM a questo punto per cercare di comprendere effettivamente se il mercato sia falsato o meno, lo farei, ma giusto per capire come effettivamente ci si sta muovendo. Torna il tema, dove pigliamo le quote per darne in più? Adesso lo diamo. O in Sardegna o in Sicilia? Dove? Però non è un problema di quote, è un problema di posizione dominante, è diverso. Negli anni si è qualche Ma la posizione dominante lei sa meglio di me che arriva da... Quanti anni? Cosa vuol dire? Ma infatti da quanti anni? Ma che cosa vuol questo dire? È il primo governo che mette mani a questa materia e blocca quelle posizioni dominanti. Va bene, lo abbiamo capito. Io spero che un po' di più rispetto alle ore passate, ai giorni scorsi, questo dibattito interessante, almeno dal mio punto di vista, sia riuscito a fare un po' più di chiarezza, stavo dicendo. Certamente a farvi capire che non è solo questione di ditta Castiglione, di ditta Greco in Sardegna, qua c'è proprio ragione economica complessiva sparsa nei territori, sia della provincia di Trapani che appunto anche dall'altro lato. Per cui la materia va normata, è stato fatto un primo passo, qua arrivano dei suggerimenti per quello che può valere un piccolo territorio come Trapani, ma del sud per fortuna è abbastanza seguito, arriveremo anche ben oltre i confini della Sicilia. Vi ringrazio per averci seguito, ma soprattutto ringrazio Natale Amoroso, che è nel direttivo regionale di Agripesca. Grazie. Possiamo un cognome in meno, così Giglio si arrabbia di meno. Ringrazio Mariangela Miceli, analista giuridica, che davvero mi ha aiutato, e penso tutti, non solo noi qua in studio, ma anche voi che ci avete seguito, a capire bene la norma, proprio in maniera settica, senza posizione politica. E ringrazio anche i due sostenitori di parti politiche ben precise, ma qua si parla sempre a favore del territorio, in particolare Bartolo Giglio, coordinatore comunale della Lega Noi con Salvini a Trapani, e la senatrice Pamela Orru, ex senatrice. Grazie. Ma il nome, l'onorificenza rimane per sempre del Partito Democratico. Grazie a tutti voi. Buonasera. Secondo me ritorneremo ancora una volta sulla materia, perché credo non abbiamo detto tutto. Speriamo con situazioni nuove e migliori possibilmente. Arrivederci.